Come da circolare scolastica, oggi è festa per i bambini del suo istituto comprensivo, grazie alle iniziative di carnevale messe in atto dall'amministrazione comunale di Racalmuto. Si tratta di un'occasione di collaborazione tra la scuola e il territorio, in particolare il comune di Racalmuto, che ha avuto l'originale idea di portare i bambini, anche piccolissimi, in teatro. Per loro il gioco e la scoperta è anche la scoperta del territorio, non è soltanto il carnevale che si celebra, ma anche la scoperta di un gioiello qual è il teatro. I bimbi mi hanno detto nella loro semplicità, io non avevo mai visto questo luogo, e nella loro semplicità hanno quindi iniziato ad apprezzare di più il loro paese e la loro realtà territoriale. Ringrazio l'amministrazione comunale per questa sensibilità ai più piccoli. Iniziative del genere fanno bene, serve ripartire. Assolutamente sì, danno un po' di senso di normalità a questi bambini e restituiscono occasioni di gioia e di gioco organizzate dagli adulti, pensate però per loro e a loro misura. Vice Sindaco, è tempo di tracciare un bilancio di questi due giorni sicuramente di successo. Eh sì, anche se pure ancora in pandemia abbiamo voluto organizzare due o tre giorni per i nostri bambini che sono stati costretti a stare rinchiusi nelle loro case e anche purtroppo a non poter festeggiare il loro compleanno con semplicità e allegria come si usava fare. Quindi oggi, grazie alla collaborazione del Comune, la quale ringrazio la dirigente Yolanda Salemi, la preside e tutte le maestre che hanno collaborato questa iniziativa, siamo qui al teatro per farlo vivere proprio pure ai più piccoli e far rivivere momenti di gioia, di felicità che tutti diciamo non ci aspettiamo altro. C'è soddisfazione? Sì, siamo soddisfatti, e molta gente ha apprezzato l'iniziativa, è chiaro che dobbiamo sempre stare attenti a causa di questo maledetto virus, però mi ritengo veramente soddisfatta e la mia soddisfazione è quella di riuscire a collaborare con chi realmente vive quotidianamente, sia le famiglie, sia gli insegnanti e chi vive realmente il territorio.